Ringrazio il pubblico per essere qui e sono onorato di aprire i lavori del TED per Bologna 2011 mostrando una straordinaria invenzione dello scienziato più ingiustamente censurato dai libri di scienza. Si tratta di Nikola Tesla, l'autore di più di 700 brevetti che hanno rivoluzionato il mondo. Pochi sanno infatti che l'invenzione della radio è stata opera sua prima di Guglielmo Marconi. Il marchese italiano si limitò a utilizzare ben 17 dei suoi brevetti sulla telegrafia senza fili per vedersi attribuire il premio Nobel, e ciò è dimostrato oltre ogni ragionevole dubbio dal fatto che ci sono le date di registrazione delle sue patenti e una sentenza della Corte Suprema Americana del 1943. Comunemente si ignora persino il fatto che fu lui e non Thomas Alva Edison a rendere sfruttabile l'energia nella forma della corrente alternata che oggi viene utilizzata dall'industria e dalle nostre abitazioni civili. Quando Tesla si recò in America, infatti, Edison aveva ancora il monopolio sulla tecnologia elettrica, ma tutti i suoi brevetti erano sulla corrente alternata, sulla corrente continua, il tipo, la forma di energia che oggi viene utilizzata comunemente per le batterie, e quindi non idonea per essere trasferita sulle lunghe distanze. Tesla quindi, per poter far emergere la sua tecnologia, dovette ingaggiare un confronto serrato, un confronto commerciale, contro Edison. Alle sue spalle c'era il magnate Westinghouse, e Edison, per cercare di difendere le proprie royalty sulla corrente continua e impedire l'avanzamento della nuova tecnologia, tentò di demonizzarne la pericolosità in pubblico. Per farlo concepì e realizzò la prima sedia elettrica del mondo e la regalò allo Stato di New York, che la utilizzò per le sue prime esecuzioni. E organizzò inoltre delle manifestazioni sulla pubblica piazza di fronte agli organi di informazione, dove folgorò animali di piccola e grossa taglia come l'elefantessa Topsy che vediamo in queste clip storiche. Alla fine però prevalse la tecnologia a corrente alternata che vediamo in funzione qui dentro, che abbiamo i sistemi polifase di Nikola Tesla e i sistemi moderni che funzionano tutti a motore campo magnetico rotante. Illuminò la fiera di Chicago internazionale del 1893 e da allora la corrente elettrica alternata si è imposta come tecnologia dominante. Le invenzioni di Tesla spaziano dalle prime porte logiche dei PC alla robotica, alla tecnologia radar, ai raggi X, agli aerei a decollo verticale, ai superconduttori, alla trasmissione di energia senza fili e anche alla prima centrale idroelettrica del mondo a funzionamento corrente alternata, che è stata realizzata per alimentare la città di Buffalo sulle cascate del Niagara, dove infatti vediamo la sua statua. E nel 1898, di fronte al pubblico allibito del Madison Square Garden di New York, Tesla mostrò il funzionamento di un vascello interamente robotizzato, radiocomandato, che poteva eseguire qualsiasi tipo di manovra, quindi tirare a destra, a sinistra, avanti, dietro, immergersi, riemergere, far lampeggiare delle luci e addirittura farsi esplodere. Ma non è tutto. Nikola Tesla già a fine 800 aveva una conoscenza della fisica talmente avanzata che, conoscendo la natura oscillatoria della materia e quindi che ogni atomo ha una sua frequenza di risonanza, mise a punto una scienza che lui denominò teleogeodinamica, con la quale era in grado di provocare, alterando la normale frequenza di vibrazione degli atomi, provocando rottura di qualsiasi materiale, anche più duro come il ferro, o addirittura provocare dei sismi artificiali, come possiamo vedere nella seguente clip di Story Channel.
Sebbene molte delle invenzioni di Tesla abbiano effettivamente dimostrato di apportare vantaggi al genere umano, la sua visionarietà si è anche spinta in territori oscuri, con scopi spaventosi e ben più distruttivi. Una delle forze naturali più potenti sono i terremoti. Supponiamo che questa forza possa essere imbrigliata e resa un'arma. Secondo alcuni, Tesla sa come fare. La tecnica della telegeodinamica si basa su un oscillatore meccanico, un dispositivo, cioè, in grado di produrre vibrazioni per entrare in risonanza con diversi tipi di strutture e materiali. L'oscillatore meccanico si basa sul principio secondo il quale ogni materiale ha una propria frequenza di risonanza. Se tale frequenza viene amplificata da una fonte esterna, come un oscillatore, qualunque tipo di materiale può essere scosso fino a un punto di rottura. La distruzione del Tacoma Narrows Bridge di Washington del 1940 dimostra questo principio. I venti colpiscono violentemente il ponte con la giusta frequenza, provocando così la forte oscillazione della struttura d'acciaio secondo un preciso schema ritmico che alla fine la distrugge. Durante le mie ricerche sulla scienza soppressa, quindi, non potevo non imbattermi nella sua ingombrante figura. Più mi cervellavo per cercare di capire come fosse stata possibile una simile amnesia storica, e più mi convincevo del fatto che non poteva trattarsi di un caso. Sentii quindi il forte desiderio di provare a mettere alla prova i suoi brevetti sulla trasmissione di energia senza fili, che molti autori descrivono come mera leggenda. E ovviamente non disponevo di un laboratorio attrezzato, così iniziai a fare esperimenti casalinghi sul tavolo della cucina o del salone. E spesso avevo come primo compagno l'odore di bruciato dei materiali isolanti sottoposti allo stress, lo shock dell'alta tensione. E a volte mi capitava persino di percepirlo nell'insalata o nel ragù di mia moglie, che oggi è qui seduta in mezzo a noi. Alla fine però riuscii a far accendere una lampada a distanza, proprio come descritto da Nikola Tesla nei suoi brevetti. Una lampada a filamento da 100 watt brillava alimentata esclusivamente da un'antenna. Mi venne il dubbio come appunto fosse stata possibile una simile amnesia storica, e scoprì che a minarne la credibilità scientifica era stata la lobby dell'alta finanza per motivi di interesse economico, e in particolare del suo ex socio d'affari, il banchiere John Pierpont Morgan. Quest'ultimo, infatti, era contrario alla tecnologia per la trasmissione di energia senza fili, perché preferiva continuare a vendere i costosi cavi di rame necessari per i tralicci tradizionali, e soprattutto a controllare il mercato dell'energia elettrica e misurarne i consumi collegando un contatore a ciascun elettrodotto. Se infatti lo scienziato fosse riuscito a completare il suo progetto, renderlo commerciale, una torre che stava costruendo a Bartlecliff, Long Island, New York, alta 47 metri, se fosse riuscito a completamento, almeno secondo le dichiarazioni dello scienziato, egli sarebbe riuscito a trasferire energia via terra con una tecnologia rivoluzionaria che utilizzava le onde stazionarie artificialmente prodotte e la terra come magazzino elastico elettrico. Con questa tecnologia lui intendeva trasferirla a ogni polo del globo senza dispersione, e sarebbe stata possibile riceverla da chiunque liberamente, semplicemente piantando un'antenna in giardino. Le cose non andarono così, Morgan bloccò i finanziamenti necessari appunto al patento della torre, e diffuse la voce che il genio era diventato improvvisamente folle. Ciò a dispetto del fatto che Nikola Tesla era la quintessenza delle doti intellettive, parlava correntemente 9 lingue, conosceva praticamente a memoria tutta la letteratura mondiale, cosa più unica che rara per un fisico, e soprattutto concepiva le proprie invenzioni passando direttamente dall'idea al suo perfezionamento in ogni minimo dettaglio nella mente, quindi dall'idea al prodotto finito,
senza avere bisogno della cosiddetta fase sperimentale dei prototipi. Se il suo progetto fosse andato quindi a buon fine, probabilmente oggi non saremmo più circondati dai cavi che caratterizzano le metropoli moderne e sarebbero andati in pensione anche i depositi tossici delle batterie esauste. A causa delle voci diffuse da Morgan, Tesla venne ritenuto folle e la tecnologia della trasmissione di energia senza fili finì in oblio prima della morte stessa dello scienziato, o almeno così è stato fino al 2007, quando ricercatori del MIT, l'Istituto Tecnologico Americano del Massachusetts, in una conferenza stampa internazionale dichiarò di essere riusciti a trasferire energia fino a una distanza di 2 metri e 13 utilizzando un generatore da 400 watt per accendere una lampada da 60 watt. Per chi non conosceva la storia di Nikola Tesla, apparve come un miracolo della scienza, ma in realtà non era altro che una riproposizione grossolana dei brevetti depositati da Tesla a fine 800. Come funziona Whitricity? Subito dopo il clamoroso annuncio nacque la Whitricity Corporation, una società che sta immettendo sul mercato una nuova generazione di dispositivi elettrici che, anziché avere il tradizionale cavo di alimentazione con la spina o il vano batterie, ricevono energia direttamente da una semplice antenna. Il funzionamento di questi sistemi, spiegò Tesla, è il seguente. Quando due circuiti elettrici oscillano alla stessa frequenza di risonanza, questi possono risuonare anche a distanza senza che tra di essi vi sia alcun collegamento fisico. Se quindi abbiamo un trasmettitore, un circuito oscillante che alimentiamo elettricamente per produrre vibrazioni elettriche, queste tenderanno a propagarsi tutti gli altri circuiti elettrici oscillanti che risuonano alla stessa frequenza di risonanza. Questo di fatto significa trasmissione di energia senza fili, ed è un principio già noto in ambito musicale, dove sostanzialmente valgono le stesse regole. Esistono infatti degli strumenti a corda come tradizionali, come la viola di bottone, dove abbiamo un doppio ordine di corde. Il primo viene meccanicamente fatto vibrare dall'operatore, mentre il secondo ordine di corde vibra per simpatia, ovvero entrando in risonanza con le onde sonore emesse dal primo. Ora, oggi vedremo, cercheremo di battere il record del MIT, quindi utilizzando un sistema Tesla, quindi trasferendo energia senza fili fino a una distanza di 3 metri anziché 2,13 m per alimentare una lampada di 50 watt con un generatore da 400, poi faremo la stessa cosa a distanza ravvicinata di 1,20 m, per accendere però questa volta una lampada analogica da 400 watt per vedere come a distanza, breve distanza, ciò possa avvenire praticamente senza dispersione, quasi come vi fosse un cavo di rame. Tale tipo di tecnologia potrebbe già trovare applicazione, per esempio per quanto riguarda le macchine elettriche di nuova concezione, ovvero quelle che sono equipaggiate non con batterie chimiche, ma semplicemente con degli ultracondensatori di ultima generazione che garantiscono una ricarica quasi istantanea in pochi minuti. Ciò è stato fatto ad esempio dalla Lotus che ha, con la sua concept car, la Zap X, un'autovettura elettrica che si ricarica in soli 8 minuti, che ha un'autonomia di 500 km, una velocità di punta di 250 km e una potenza di più di 600 cavalli. Il sistema del MIT, a differenza di quello che vedremo oggi, utilizza una bobina di rame per produrre un campo magnetico che si propaga su una seconda bobina ricevente che la riconverte in corrente elettrica. Ora concludo passando direttamente all'esperimento perché il tempo stringe.
Adesso il pubblico passo. Adesso 400 watt, dispersione insignificante. Ragazzi, possiamo fare la stessa cosa. Io adesso ho utilizzato, allora, questa è la bobina che circuito trasmittente, qui abbiamo il circuito ricevente. Chi vede il cavo può pensare che sia collegato il triangolo, cioè come senza fili, ma no, in realtà questa è una messa a terra, perché l'unica cosa che occorre è una messa a terra buona. Per ottenere le prestazioni, battere il record, serviva la messa a terra ottima dello stabile, ma la stessa cosa può essere fatta con un vaso di terra tradizionale, ovviamente con prestazioni inferiori data la quantità di terra di cui disponiamo. Signore e signori, la corrente da mattina in giardino di Nikola Tesla. Grazie Marco, complimenti.